Oggi il Vangelo ci presenta Gesù che entra nel deserto. Questa tappa nella vita di Gesù Cristo è quella conseguente al suo battesimo in Giordano. Noi abbiamo fatto diverse catechesi sul battesimo di Gesù in Giordano, spero che vi ricordiate. E vi ho detto che il battesimo di Gesù nel Giordano, col dono dello Spirito Santo ricevuto, segna il passaggio nella vita di Gesù Cristo, da Gesù il falegname di Nazareth a Gesù il Cristo, dove per Cristo significa pieno della potenza dello Spirito Santo, pieno per eccellenza, cioè nessun uomo è mai vissuto sulla terra più pieno dello Spirito Santo come Gesù Cristo. E che Gesù, pur nato dallo Spirito Santo attraverso il miracolo fatto a Maria nel momento dell'Annunciazione, ha nuovamente ricevuto lo Spirito Santo da uomo perché doveva cominciare a predicare il Vangelo e gli servivano gli strumenti non umani, divini per poterlo fare. Gli strumenti divini per poter predicare il Vangelo si chiamano carismi e Gesù ha ricevuto nel battesimo del Giordano il carisma della parola, con una parola che potente penetrava nel profondo dei cuori e convertiva i peccatori, il carisma della guarigione dalle malattie, cosa che non ha fatto mai prima, fino alla resurrezione dei morti, il carisma dell'esorcismo, di cacciare via gli spiriti dalle possessioni, persone possedute dal diavolo, e il carisma dei segni sulla natura, come cambiare l'acqua in vino, camminare sopra il mare in tempesta, diventare luce, eccetera, eccetera. Quindi sono carismi, doni dello Spirito Santo che Gesù non possedeva quando faceva il falegname. Non gli servivano, quando faceva il falegname doveva piannare il legno, gli servivano martello, chiodi, la colla e le cose del genere. Gli strumenti invece per evangelizzare sono strumenti non materiali ma spirituali e sono i carismi. Una volta che ha ricevuto la potenza dello Spirito Santo con i carismi, che cosa succede? Gesù dice così proprio che viene spinto dallo Spirito Santo nel deserto. Umanamente parlando, beh, che ha fatto? Dice, io mo comincio a predicare, mi preparo un po', faccio un ritiro spirituale e poi comincio. Ma lì proprio lo Spirito Santo c'era spinto, oltre che il ragionamento della testa, perché è una tappa molto importante per lui. Innanzitutto non basta ricevere i doni dello Spirito Santo per poterli bene usare. Faccio un esempio semplice. Padre Pio aveva il carisma di leggere nei cuori quando confessava, tra gli altri carismi che ci aveva. Allora magari veniva uno che era 30 anni che non metteva più piede in chiesa, zozzone, metteva corna alla moglie, attaccate quattrine, visi, eccetera. Padre Pio gli fa la radiografia spirituale durante la confessione senza fargli aprire bocca e quello piange lacrime di conversione, riconosce i peccati, si converte e ritorna a Dio. Cosa meravigliosa, c'è più festa in cielo per un peccatore che si pente piuttosto che per 99 giusti che non hanno bisogno di conversione. Allora il cielo ha fatto festa perché quel peccatore si è convertito con la spinta forte del carisma della lettura dei cuori. Ma dall'altra parte il diavolo si stava buono? Se durante il giorno si convertiva un peccatore del genere, la notte sicuro erano legnate per Padre Pio. Questo lo sappiamo tutti quanti, abbiamo visto anche nei filmati in televisione, era così. E quando il diavolo picchia, non è tenero, non fa uno schiaffetto, lo lasciava sempre una pozza di sangue dentro la sua celletta per terra e quando lui si rialzava, doveva con i fazzoletti asciugarsi il sangue della sua celletta, poi per non far vedere le cose in giro si rilevava per conto suo nel lavandino.
E poi il giorno dopo c'era il turno di confessione. Che faceva il Padre Pio? Oddio, se oggi capita uno come quello di ieri, stanotte una tramazzata. Allora, scusi superiore, io oggi invece di confessare potrei andare a pregare in cappella, oppure fare le pulizie del convento. Diceva così Padre Pio. Andava a confessare, e capitava invece di uno, due, tre, e la notte altre mazzate. Non si fermava mai Padre Pio, fino a morire. Perché questo? Perché il carisma che aveva ricevuto di leggere nei cuori aveva un prezzo, e Padre Pio lo pagava. E lui è diventato santo non perché ha ricevuto un dono da Dio, quello era facile. Lui è diventato santo nell'esercizio di questo dono, come l'ha usato, cioè nonostante che usare questo dono gli provocasse sofferenze notevoli, lui non si fermava, andava avanti lo stesso soffrendo per il Signore e per salvare le anime. Per questo è diventato santo Padre Pio, per come ha usato i carismi che il Signore gli ha dato. Allora Gesù, una volta ricevuto i carismi nel battesimo del Giordano, per poterli cominciare a usare doveva prendere bene possesso, imparare a usarli, essere all'altezza spirituale di poterli gestire. Ecco allora che occorreva un tempo di preparazione. Quanto ha pregato Gesù? Un'ora la mattina prima di andare a lavorare? Una domenica pomeriggio dalle 4 alle 7, 3 ore di preghiera, 40 giorni. Una preghiera molto più profonda e che ci dà un'altra idea di quali sono i tempi della preghiera profonda rispetto ai nostri. Quando ha pregato così, poi Gesù non ha solo pregato, anche usato il digiuno, non perché voleva fare il modello, riprendere la linea togliendo la pancetta messa su, ma perché aveva mangiato troppo alle notti di cane. Beh, non c'era ancora stato, quindi ancora non c'era il problema. Ha fatto il digiuno per avvalorare la sua preghiera con l'astinenza del mangiare. Allora viene fuori il diavolo. Ma Gesù non era andato nel deserto per affrontare il diavolo, era andato nel deserto per pregare, per prepararsi alla sua missione. Però guarda un po' che razza di roba, avviene sempre così. Tu cominci a fare una cosa buona, arriva quello a romperti le scatole. Vi ricordate che nel libro del Siracide esiste un brano che dice così, il libro del Siracide è un libro sapienziale, della sapienza divina, e dice: figlio, se tu ti presenti a servire il Signore, preparati alla tentazione. Vi ricordate questo brano? E poi spiega tutto quanto perché. Se tu vuoi fare una cosa buona, ti presenti a servire il Signore. Dio si sta presentando per cominciare l'annuncio del Vangelo e convertire tante anime. Preparati alla tentazione, perché il diavolo si muove pure lui per impedirti di farlo, perché lui non vuole che tu salvi le anime, non vuole che tu fai quella cosa buona. Che significa? Che ogni cosa buona è messa in croce dallo spirito del male. Più la cosa è buona, più è messa in croce. E qui non si tratta soltanto dell'evangelizzazione, di tutte le forme di carità. Tu vuoi mettere su un bel matrimonio fatto cristiano, basato sul Signore, il demonio te lo mette in croce. Tu poi, se tu lasci, ha vinto lui. Se tu perseveri portando quella croce, sapendo soffrire per il Signore, hai vinto tu e sconfitto il diavolo. Allora, che cosa è successo? Quindi il demonio gli si presenta. Quando il demonio si presenta a Gesù Cristo, lo dice esplicitamente il Vangelo, dice verso la fine di questi 40 giorni, quando Gesù era stanco, fisicamente parlando, e aveva
fame per il digiuno. Allora si presenta il diavolo, perché il diavolo sapeva benissimo che come Dio non poteva tentare Gesù Cristo, non ci sarebbe mai cascato, ma come uomo era più debole, aveva dei punti dove lui, diavolo, poteva lavorarlo. E quindi c'hai fame? Povero figlio di Dio. Beh, ma che fai? Vedi, questi sassi, trasformali in pane e mangia. Trasformare la sofferenza in piaceri, contrari al volere di Dio, perché la sofferenza di Gesù Cristo era quella di digiuno per pregare, era una cosa buona. Questa è una delle tentazioni di sempre. E la terza tentazione di quello che dice il matrimonio, il marito è una croce, lascialo, lascia questo duro ciotto e prenditi un pane. Trovati una persona che ti vuole bene, rifatti una vita, l'espressione popolare, per soffrire di meno e stare meglio con un'altra persona. Tutti siamo tentati in questo modo. Quando una cosa che stiamo facendo ci costa, la tentazione è lasciarla per fare un'altra che è più leggera e ci costa di meno. La tentazione del pane. Oppure, altra chiave di lettura, quando il diavolo riesce a far incentrare la vita di una persona solo sul pane materiale da mangiare. E come ci riesce? Il fatto di avere un'economia sempre in crisi è lui che lo vuole, il diavolo. Perché se l'economia è sempre in crisi, significa che la gente non riesce mai a pagare con gli stipendi quello che serve necessario per vivere. Un tempo la povertà, quando uno aveva da mangiare, si metteva a chiedere l'elemosina. Oggi noi poveri sono quelli che magari hanno una famiglia, ha uno stipendio, prendi 1.000 euro al mese, però ne paghi 500, 600 tra affitto o mutuo. Le bollette, le quali crescono all'infinito, non si sa dove arriveranno più, il gasolio, benzina, praticamente si è poveri con la casa e lo stipendio, perché quello che entra non basta per pagare le cose essenziali per vivere. Questa è la cosa assurda dei nostri tempi. Poveri con i soldi, poveri con la casa. Allora cosa significa? Che la preoccupazione del marito, del papà, è che gli do a mangiare i figli oggi, il lavoro è questo e quell'altro, allora un secondo lavoro è questo. Far girare tutta la vita di una persona solo sul pane da mangiare. Per cui Cristo è un perditempo, perché che mi dà mangiare Gesù Cristo? Se vengo a messa, poi c'ho lo stipendio per mangiare. Così ti dicono le persone, è un perdere tempo le cose di Dio, perché la vita è un'altra, ti dicono le persone, bisogna guadagnare, bisogna lavorare, bisogna vivere, i debiti come si pagano, la rata del mutuo come si paga, l'affitto come si paga, le bollette come si pagano, l'abbonamento per i figli come si paga, per il pullman, per andare a scuola. Allora tutto gira solo sul pane da mangiare. Allora uno lavora per il pane e mangi il pane per avere forze per lavorare. Lavori per il pane e mangi il pane per avere forze di lavorare. La vita diventa un giro chiuso solo a livello terra-terra, umano. Dio non ci ha posto in questa vita. E così il diavolo riesce a buggerare le persone facendole non più alzare gli occhi al cielo per i problemi che ci sono sulla terra. La povertà, attenzione a quelli che guardano San Francesco, la povertà
non è un dono di Dio. La povertà è un'opera dello spirito del male. E nella prima comunità cristiana, quando con l'amore al Signore si era superato l'avidità al denaro, la povertà è stata la prima cosa ad essere sconfitta, perché per il fatto che tutti si volevano bene, a nessuno mancava niente, perché mettevano tutto quanto in comune. Io c'ho questo, tu non ce l'hai, ti serve a te, tieni, prendilo. Quando hai fatto, poi lo ridai, senza pagare, si mette in comune. Per il fatto che ti ci vuole bene, sia un cuor solo e un'anima sola. Quando invece non c'è, ma c'è l'avidità, ti serve una cosa, allora questa è un'occasione per fare un affare. Te la presto, ma a 15% di interesse. Così io ti do 1000 e mi ripiglio 1150, ci ho guadagnato. Le finanziarie, le banche, le assicurazioni campano esclusivamente sugli interessi dei soldi prestati. L'interesse in campo cristiano non esiste. È tutto un mondo costruito diverso da come vuole il Signore. E per questo le cose vanno male. No, la povertà non è cristiana, non è cosa che viene da Dio. San Francesco sposò Madonna Povertà perché voleva imitare Gesù Cristo povero e umile, ma non perché la povertà di per sé stessa sia un bene. La povertà di per sé stessa è un male. Cristo si è fatto povero per farci noi ricchi di Dio, ma non perché la povertà sia un bene di per sé stessa. Allora, prima tentazione. Come supera Gesù Cristo la prima tentazione? Dicendo, sta scritto, non di solo pane vivrà l'uomo. La seconda tentazione, come la supera Gesù Cristo? Sta scritto, non tentare il Signore Dio tuo. La terza tentazione, come sta scritto, adorerai il Signore Dio tuo e solo a Lui presterai culto. Sta scritto. Dove sta scritto? Da dove Gesù Cristo prendeva quelle parole? Il Vangelo? No, perché doveva ancora essere scritto. Da dove? No, lui diceva sta scritto. Dove stava scritto? Nel cuore. Stava scritto nell'Antico Testamento, nella Bibbia. Se voi avete la Bibbia di Gerusalemme, non ce l'ho qua, lì c'è scritto, quando c'è scritto, sta scritto, non tentare il Signore tuo Dio, dopo c'è un numeretto che ti dice libro del Deuteronomio capitolo 4 versetto 25. Andate a cercare il libro del Deuteronomio, trovate quella frase lì. Sta scritto nella Bibbia. Gesù mette in faccia al demonio la Bibbia, la parola di Dio scritta per allontanarlo. Se noi non usiamo la Bibbia, se non usiamo la parola di Dio per allontanare il diavolo, non ce la facciamo da soli. Perché la parola di Dio è potente, noi da soli no. Il diavolo non viene sconfitto, anzi, noi veniamo sconfitti quando il diavolo ci tenta, perché sa che siamo deboli e ci frega sempre in un modo o in un altro. Ma se ci appoggiamo sulla parola di Dio, diventiamo noi più forti. Un esempio semplice, questo sto dicendo ovviamente per persone che leggono la parola di Dio, la conoscono, che se uno non la conosce, che gli dice al diavolo? Allora, mettiamo che sono un uomo sposato, oppure sono un prete, è la stessa cosa, passa una bella ragazza con il vestito, curvi, con le curve mozzafiato, un po' con lo spacco, trasparente,
Allora la tentazione qual è? Ti partono gli occhi, parte il pensiero, le sensazioni fisiche. La persona è sotto tentazione. Se uno è sposato e desidera la donna di un altro, oppure anche se quella non è sposata, una ragazza che non è sposata, mentre la desidera, quale peccato? Adulterio. Non consumando con un gesto l'adulterio, ma adulterio nello sguardo, adulterio nel pensiero. Ma voglio vedere chi è che ha il coraggio di dire di non essere peccatore. Adulterio. E Gesù Cristo nel Vangelo dice così che quando l'adulterio non fate spiegare tutto quanto. Allora, se uno non conosce la parola di Dio, a quella tentazione succosa, gustosa, gli dà credito, gli dà retta, l'alimenta, la fa crescere in te stesso per il piacere. Ma se ti riviene in mente una parola che dice undicesimo comandamento, non undicesimo, nono comandamento, non desiderare la donna d'altri, allora ti fermi e quel pensiero, se vuoi essere fedele a Dio, lo cacci via. Se cacci via il pensiero della parola di Dio, invece ti ci butti proprio a picco in quella cosa. Quello che vale per la purezza e la fedeltà coniugale vale per tutto il resto. Se di fronte ha fatto un appello caritativo, mettiamo una raccolta per l'Ucraina, mettiamo per, e dice ma io devo dare i miei soldi a quella gente, vadano a lavorare, il lavoro non c'è, però va a lavorare, io non ne manco un quattrino, perché i miei soldi me li tengo io e non li do a nessuno. Mettendo prima l'attaccamento ai soldi piuttosto che la carità al prossimo, alla persona bisognosa, dentro il cuore di quello che fa questa scelta, quale Dio ha comandato? Quale Dio viene servito e adorato? Il Dio di Gesù Cristo o il Dio Mammona, il Dio dei soldi? Se uno va a messa la domenica e poi si comporta così, è cristiano oppure è adoratore del Dio denaro? La carità non esiste che uno possa non farla, perché se hai amore per il prossimo dai, anche se hai poco. Chi non dà perché è attaccato ai soldi più che non all'amore del prossimo, sta peccando contro il primo dei 10 comandamenti, che dice non avrai altro Dio all'infuori di me. Non puoi andare a messa domenica e tenerti nel cuore il Dio denaro. È un idolo, è un falso Dio che stai servendo e che ti impedisce di fare un gesto buono per una persona che ha bisogno. Peccato di omissione. Hai omesso di fare una cosa buona verso chi ha bisogno. Allora, se quando uno sta per dire no, si ricorda non avrai altro Dio all'infuori di me, ci ripensi, beh, e fai la tua parte. Dai, ami. Insomma, le tentazioni si vincono in base alla parola di Dio. E questo presume che noi questa parola la conosciamo, l'ascoltiamo. Bibbia, la Bibbia bisogna conoscere, Vecchio e Nuovo Testamento, perché la parola di Dio scritta per noi, per la nostra vita, e vedete, non è per grandi menti, per i geni, per i teologi,
è per noi persone semplici, per le cose pratiche della vita. E non ci fa sbagliare mai e ci dà la forza di sconfiggere lo spirito del male. Sta scritto: non di solo pane per l'uomo. Sta scritto: non tentare il Signore Dio tuo. Sta scritto: il Signore tuo Dio adorerai e soltanto a Lui presterai culto. E il demonio viene sconfitto. Non è che viene sconfitto totalmente e definitivamente, per quell'occasione dovette andarsene via, perché lì non poteva fare più niente. Poi lui si riorganizza e in un momento successivo la combina molto di più peggiore e brutta di quella fatta nel deserto, quando organizzerà la morte in croce di Gesù Cristo. Però intanto per l'occasione lui è sconfitto, si deve allontanare, non può più fare niente al Signore. Allora, questa vittoria sul diavolo, guardate le cose come funzionano. Vi ricordate, avete visto la finale della partita Italia-Inghilterra della Coppa Europa? I giocatori italiani alla fine della partita, al 91esimo, non ricordo quale minuto è finita la partita, come stavano col fiato? Avevano dato tutto, sarebbero buttati per terra lì 3 ore a ripigliare le forze. Però quando ha fischiato l'arbitro e l'Italia ha vinto, hanno fatto il giro del campo di corsa con la bandiera. Da dove sono uscite fuori quelle energie? Dal fatto che hanno vinto. Se avessero perso, peggio, peggio della fatica che c'erano addosso. Quindi, nonostante per vincere avessero dato tutto nella partita, sono venute fuori energie nuove, da non si sa dove, per il fatto di avere vinto la partita. Quando Gesù ha sconfitto il maligno, ricordate, il maligno è apparso a Gesù Cristo quando lui era stanco e aveva fame, gli ultimi giorni della sua permanenza nel deserto. Quando Gesù l'ha sconfitto, che cosa è successo? Gli sono venute fuori energie nuove, ma non i muscoli del corpo, energie interiori, spirituali. Tanto è vero che l'Evangelista Luca, e vi prego di vederlo sulla Bibbia voi stessi leggendo con i vostri occhi, dice così: che Gesù entrò nel deserto guidato e spinto dallo Spirito Santo, ma uscì dal deserto con la potenza dello Spirito. Entrò con lo Spirito, uscì con la potenza dello Spirito. È come se in questo periodo, con la preghiera, il digiuno e soprattutto con la vittoria sulle tentazioni del diavolo, la presenza dello Spirito Santo in Gesù si sia moltiplicata. Moltiplicata. Vincere in una tentazione, superare un periodo difficile, fedeli a Dio, moltiplica la presenza di Dio nei nostri cuori, moltiplica la potenza spirituale di Dio nei nostri cuori, nelle nostre vite. Gesù è uscito fuori trionfante. E se è stato così per il deserto, che cosa sarebbe successo poi con la vittoria sulla croce?